guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. Ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare e non guardare. E ho guardato la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore, che non ho più pensato a tutte queste cose. E na 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 na, na. Dentro tanto amore che ho capito perché non si manda al cuore e va bene così, senza parole. Buongiorno ragazzi, benvenuti a questo nuovo tutorial. Oggi andiamo a vedere un altro brano di Vasco Rossi, Senza parole, un brano del, se non sbaglio, del 96, quindi stiamo parlando di un brano abbastanza datato, molto bello. Ecco, il brano non è troppo complicato, vanno eseguiti 5-6 accordi. Quindi c'è la prima strofa, scusate, le prime tre strofe che seguono sempre lo stesso giro, e poi c'è il ritornello dove cambia tonalità. Però non si tratta, ecco, non si parla di arpeggi particolarmente difficili. Semplicemente un accompagnamento, quindi oggi andiamo a vedere soltanto gli accordi. Andiamo a vedere subito la prima strofa. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia aver pensato che fossi soltanto mio. Ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Prima strofa è identica, uguale, identica alla seconda. Ok, quindi cosa andiamo a fare? Primo accordo, La maggiore, mano destra, posizione fondamentale, quindi La, Do diesis e Mi. Mano sinistra, andiamo a toccare soltanto un basso di La. Guardato dentro una bugia. Secondo accordo, quindi molto semplice, secondo accordo è un Do diesis minore. Con la mano destra cosa andiamo a fare? Ci muoviamo da questa posizione, quindi lasciamo anulare e indice invariati e muoviamo il pollice da questo La a questo Do, Sol diesis. Questo è un Do minore. Guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia. Ok. Quindi, secondo accordo andiamo a fare questo e questo. Con la mano sinistra invece, dal La minore, tocchiamo, sempre col secondo accordo, il Do diesis. Questo qui. Ok. Guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia
Terzo accordo, Fa diesis minore, che alla fine non si può guarire. Fa diesis minore, come va preso in posizione fondamentale, Fa diesis, La, Do diesis. Mano sinistra, basso in Fa diesis. Che alla fine non si può guarire. Quarto accordo, Re. Mai. Lo vado a prendere il Re in un rivolto, quindi La, Re, Fa diesis. Perché mi viene più semplice muovermi da questo Fa diesis minore a questo accordo, ok? Quindi Re, scusate, La, Re, Fa diesis, mano sinistra, ottava di Re. Ok, poi si conclude facendo così. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Quindi si conclude facendo La maggiore, Mi maggiore, La maggiore, Mi maggiore. L'unica accortezza in questo caso è cercato di convincermi. Quindi quando passiamo dal primo La al Mi, andiamo a fare questo arpeggio, quindi basso, Mi, Do diesis, La, quindi in sostanza andiamo ad arpeggiare al contrario l'accordo di La, e poi ci muoviamo sul Mi. Che tu non ce l'hai, da capo La. Faccio rivedere da capo. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia avere pensato che fossi soltanto me. Ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Conclude così la prima strofa. La seconda strofa è identica alla prima. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. Identico. E ho cercato di dimenticare. Stesso identico giro di accordi. La terza strofa invece inizia come le prime due, però poi cambia, ok? E fa così, ve lo faccio vedere. E ho guardato la televisione, mi è venuto come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Che non ho più pensato a tutte queste cose. Ci fermiamo qui perché poi c'è il ponte per andare a fare poi il ritornello. Quindi cosa cambia? Cambia che ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione. Quindi i primi due accordi della terza strofa sono uguali. Ho guardato la televisione. Mi è venuta come l'impressione. Il terzo accordo cambia, passa da un Fa diesis minore che abbiamo visto prima a un Fa diesis maggiore. Come va eseguito il Fa diesis maggiore? Mano destra, sono tutti tasti neri. Fa diesis, La diesis, Do diesis. E con la mano sinistra invece solo un Fa diesis, ok? Mi stessero rubando. Quindi, ho guardato la televisione. Mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu. Quindi Fa diesis, poi ritorniamo sul Re, che tu mi rubi l'amore. Il Re come lo andiamo a prendere? Come il rivolto di prima, La, Re, Fa diesis, basso in Re, tu mi rubi l'amore. Poi ci muoviamo da questo Re maggiore a un Re minore, che va fatto così. Mi rubi l'amore, ma poi ho camminato tanto e fuori. Quindi
lasciamo il basso sulla mano sinistra perché è sempre un re, però sulla mano destra suoniamo re, fa, la. Poi ho camminato tanto fuori, poi da capo, c'era un gran rumore, la. Poi mi, che non ho più pensato a tutte queste cose. E poi inizia il bridge, ok? Ve lo faccio rivedere piano. Ho guardato la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore, non ho più pensato a tutte queste cose. Come fa il bridge? Finito questo, il bridge fa così. Na, 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 na. Cosa fa il bridge? Il bridge andiamo a suonare il bridge andiamo a suonare do la, na, 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 quindi do maggiore, do mi sol, sol, sol si re. Falla, do, na, 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 na. Ritorniamo sul do, do, mi, sol, quindi da capo, na, 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 na. Quando quindi ci ritroviamo sul sol, quindi quando abbiamo fatto questo K passaggio, andiamo a suonare il ritornello che fa così. Ho guardato dentro un'emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda il cuore e va bene così. Senza parole, senza parole. Ritornello è in sostanza, vado a suonare gli accordi che ho fatto nel bridge, nel ponte che vi ho fatto vedere. Quindi sono do, guardato dentro un'emozione, do, mi, sol, e ci ho visto dentro tanto amore, sol, sol, si, re, fa, che ho capito perché, fa, la, do, che ho capito perché non si comanda il cuore, do, sol. Molto veloce questo passaggio. Quindi ho guardato dentro un'emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda il cuore e va bene così, fa. Sol. Senza parole. Do. La mano sinistra, ecco, quando non lo specifico, vado a prendere le note fondamentali. In questo caso vado sempre a prendere le note fondamentali degli accordi. Quindi se suono un do nella mano destra avrò un do, se suono un sol nella mano destra avrò un sol, nella mano sinistra avrò un sol e così via.
Ragazzi, il tutorial finisce qui. Io mi auguro che vi sia piaciuto. E iscrivetevi al canale, aumentate un like. Grazie e a presto.